spiragli di pace, la Russia è pronta ad una soluzione. Il Cremlino precisa sì al negoziato, ma alle nostre condizioni. Intanto prosegue verso il Libano il viaggio della nave ucraina carica di grano. Il caro bollette mette in crisi le aziende. Il TG2000 dentro una piccola impresa emiliana che fatture alla mano fatica a far tornare i conti. Nel primo semestre spese già raddoppiate. Torna il caldo rovente, previste temperature fino a 40 gradi, con picco nella giornata di venerdì. A soffrire saranno soprattutto il nord e le regioni tirreniche. Antichi romani ghiotti di ostriche, straordinaria scoperta sul fondale veneziano. Una squadra di archeologi subacquei trova intatto un allevamento di crostacei dell'epoca romana. Buonasera, ben ritrovati al TG2000. In apertura le grandi crisi internazionali. Da una parte le possibili soluzioni prospettate da Mosca e dall'altra la tensione tra Cina e Stati Uniti. Pierluigi Vito. Va avanti tra provocazioni e mani tese la gestione delle grandi crisi internazionali. Oggi dal Cremlino il portavoce di Putin, Peskov, dice che la Russia è pronta a riprendere le trattative diplomatiche per risolvere il conflitto in Ucraina sulla base degli accordi raggiunti a Istanbul lo scorso 29 marzo e lasciati cadere, dice Mosca, dalla controparte. Ricostruzione che Kiev respinge, ovviamente. Un segno di speranza potrebbe essere la partenza della prima nave con a bordo 26.000 tonnellate di cereali ucraini, che ha superato i controlli di esperti di Ucraina, Russia, Turchia e ONU, facendo rotta per il Libano. Ma dall'estremo oriente non giungono venti di dialogo. Nancy Pelosi ha lasciato Taiwan dopo una visita capace di alimentare una tensione internazionale altissima. E il viaggio della speaker della Camera di Washington, in effetti, sembra proprio voler marcare l'isola davanti alle coste cinesi come propria area di influenza, sebbene formalmente gli USA non abbiano riconosciuto l'indipendenza del piccolo stato che sfida il gigante asiatico. La Cina, per tutta risposta, ha messo in mostra il proprio arsenale in due giorni di manovre militari e ha convocato l'ambasciatore statunitense per protestare di fronte a quella che Pechino definisce una deliberata provocazione. Sulla stessa linea il capo della diplomazia russa, Lavrov, che accusa gli USA, vogliono dimostrare la loro impunità e illegalità facendo quello che gli pare, a Taiwan come in Ucraina. E il giro degli shock e dei colloqui può riprendere, mentre la minaccia delle armi non si rinfodera. Torniamo in Italia con l'attività politica parlamentare e i partiti sempre più alle prese con liste e alleanze. Augusto Cantelmi. Via libera definitivo dal Parlamento con il voto al Senato alla ratifica di adesione di Finlandia e Svezia alla NATO. Soltanto 13 contrari, politica estera tra i temi di una campagna elettorale che procede soprattutto sulla definizione delle alleanze. Dopo il patto firmato da Letta e Calenda rischia di saltare quello con Sinistra Italiana e Verdi. Ecco, c'è bisogno di una profonda riflessione per controbilanciare un programma che va in una direzione opposta di quella che vorrebbe l'Italia. Nel centrodestra si lavora invece sui programmi e soprattutto sulla distribuzione dei collegi. Siamo consapevoli del momento di grande difficoltà che vive il nostro paese ed è per questo che il programma non immaginerà delle proposte non realizzabili. Mentre i 5 Stelle ora guardano con interesse ad un'alleanza elettorale con Fratoianni e Bonelli. Il governo intanto accelera sul decreto aiuti bis di 14,3 miliardi atteso nel Consiglio dei Ministri di domani. Tra le misure ci sarebbe la decontribuzione all'1% per il secondo semestre per i redditi fino a 35 mila euro. Previsti anche 900 milioni per prorogare lo sconto benzina che scade a fine mese. Per quanto riguarda le pensioni, previsto l'anticipo del 2% alla rivalutazione per il periodo ottobre-dicembre. Rafforzato anche il bonus sociale per energia elettrica e gas per i clienti domestici svantaggiati e in gravi condizioni di salute. Il caro bollette mette in crisi anche le aziende più solide. Caterina Dall'Olio è entrata in una piccola impresa emiliana che fatica a far tornare i conti. Vediamo. Questo è stato il nostro ultimo acquisto, acquistata con la 4.0. Le macchine sono tutte funzionanti, quindi vuol dire che il lavoro va bene.
Qui ci sono tutti i nostri ragazzi che sono tutti programmatori. Con l'autunno in arrivo e le previsioni che lo accompagnano, fino ad oggi funeste, le preoccupazioni assalgono anche le aziende più solide. Nel primo trimestre dell'anno 2021, con 40.166 kilowatt, abbiamo speso 9.421,22 euro. Il primo trimestre 2022, con 46.145 kilowatt, abbiamo speso 20.474,19. Questi sono proprio i conti a fattura. Il caro energia picchia duro. Siamo in una piccola impresa di meccanica ad alta precisione di Imola, pochi dipendenti, altamente specializzati, lavoro a pieno ritmo, con costi di produzione però vicini all'insostenibile. Veniamo dal 2020 con la pandemia, poi c'è stata la crisi energetica, poi le materie prime che fanno fatica a essere reperibili, in più non ci sono prezzi definitivi. Sono stati 2 anni di sopravvivenza, sono stati 2 anni più brutti di tutta la mia carriera lavorativa, perché io ho 38 anni che sono in questa azienda e non ho mai visto una crisi del genere. Capitolo Covid, sono oltre 45.000 i nuovi casi e altre 171 ancora le vittime del virus registrati, dati registrati ieri nelle ultime 24 ore, emerge dai dati diffusi dal Ministero della Salute. Calano poi i ricoveri nei reparti ordinari, ma aumentano invece quelli nelle terapie intensive di ben 10 unità. In Vaticano adesso con Papa Francesco, che nella prima udienza dopo il ritorno dal Canada ricorda ancora il suo incontro con i nativi d'America e punta il dito sulle nuove colonizzazioni che crescono ancora nel mondo. Sentiamo le sue parole. Nel segno della speranza è stato l'ultimo incontro nella terra degli Inuit con i giovani e anziani. Vi assicuro che in questi incontri, soprattutto l'ultimo, ho dovuto sentire come schiaffi dal dolore di quella gente. Come hanno perso gli anziani che hanno perso i figli, non sapevano dove sono finiti per questa politica di assimilazione. È stato un momento molto doloroso, ma si doveva mettere la faccia. Dobbiamo dare la faccia davanti ai nostri errori e ai nostri peccati. E torniamo a parlare di eutanasia con il caso di Elena, veneziana, malata di tumore, morta anche lei in una clinica svizzera. Marco Cappato l'ha accompagnata e si è autodenunciato. Cesare Cavoni. L'alfiere della morte altrui torna sotto i riflettori con la sua nuova impresa, aver portato a morire in Svizzera una signora malata di cancro. E di questo Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, va fiero e si autodenuncia per istigazione al suicidio. Cappato rischia fino a 12 anni di reclusione, visto che il caso di Elena non rientra tra quelli contemplati dalla Corte Costituzionale in tema di suicidio assistito. L'obiettivo dell'autodenuncia dell'onorevole Cappato è, con tutta evidenza, quella di provocare attraverso i passaggi intermedi del giudizio ordinario una nuova pronuncia della Corte Costituzionale che, a distanza di qualche anno dalla precedente, elimini i residui paletti posti dalla stessa consulta per il suicidio assistito e arrivare cioè all'eutanasia richiesta. Intanto, mentre la cultura della morte avanza, la cultura della cura e delle cure palliative in particolare latita. In Italia infatti il 70% dei malati che ne avrebbe diritto secondo la legge e che sono in prevalenza proprio malati oncologici non ha accesso al sistema di cure palliative a causa dello scarso finanziamento pubblico e dello scarso radicamento nelle strutture sanitarie territoriali. L'obiettivo di una società che voglia dirsi civile è far sì che una paziente che abbia una grave patologia tumorale, oltre a ottenere la risposta in termini di chemioterapici, abbia anche una risposta adeguata in termini di assistenza. Cambiamo argomento perché è in arrivo una nuova ondata di caldo in quasi tutta Italia, con picchi di 40 gradi in Sardegna, venerdì invece bollino arancione in 14 città, ma non mancano neanche i centri da bollino rosso, come ci dice Marco Bergamaschi.
Sono tre le città venerdì da bollino rosso per la nuova ondata di caldo. Si tratta di Roma, Palermo e Perugia. Domani invece lo saranno solo due, Palermo e Perugia, mentre la capitale sarà in arancione. Così il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. La nuova ondata di caldo interessa territori già duramente provati dalla siccità, compromettendo i raccolti di quasi la metà degli agricoltori italiani per un totale di 332.000 imprese. E l'allarme lanciato da Coldiretti a partire dalla pianura padana, dove la mancanza d'acqua minaccia oltre un terzo della produzione. L'associazione chiede misure d'emergenza per salvare i raccolti e il futuro di aziende e stalle. Mentre il Mar Tirreno, spiega il CNR, è bollente come ai tropici, con 30 gradi di valore massimo registrato al sud, in particolare alle isole Eolie, e temperature record, uno degli effetti delle continue ondate di calore e dell'assenza di piogge, valori più contenuti, anche se sempre alti, sull'Adriatico e sul Mar Ligure con 27-28 gradi. Straordinaria scoperta sul fondale veneziano. Una squadra di archeologi subacquei ha trovato un allevamento di ostriche dell'epoca romana. Sentiamo Alessandra Camarca. Scoperto nella laguna di Venezia un allevamento di ostriche del primo e secondo secolo avanti Cristo. Gli archeologi subacquei dell'Università Ca' Foscari di Venezia lo hanno trovato sotto la villa romana di Lio Piccolo, nel comune di Cavallino Treporti, dotato di piscine per l'acquacoltura. Il fondale della laguna infatti conserva una vasca in mattoni di forma rettangolare, databile appunto intorno al primo e secondo secolo avanti Cristo. In età romana la struttura era sommersa e serviva per la conservazione, forse poco prima della consumazione, di ostriche, crostacei che si sono infatti eccezionalmente conservati sul fondo della vasca. Consiste in una struttura di età romana imperiale, probabilmente del primo secolo d.C., nel particolare quello che andremo a vedere è una vasca all'interno della quale stiamo trovando resti di ostriche, quindi probabilmente una vasca utilizzata per l'allevamento delle ostriche. Nel mondo romano le ostriche erano molto apprezzate, allevate in Gallia e nella penisola italiana. Non stupisce quindi trovarle a Lio Piccolo, ossia in una località che in età romana doveva essere in prossimità del litorale. Gli studiosi hanno rinvenuto anche numerosi resti di affreschi e di mosaici che completano il quadro dell'importante scoperta in ambiente lagunare a due passi da Venezia. E abbiamo qua davanti i materiali che sono stati recuperati dal sito sommerso e li vedete così disposti sul tavolo, perché questo fa parte di un momento molto importante di condivisione tra studenti. Ed è morta a 88 anni dopo una lunga malattia madre Chiara Maria Fortunata Angelino, delle Clarisse del monastero di Montevergine. La religiosa, originaria di Pozzallo, era nipote del sindaco santo di Firenze, Giorgio Lapira, e figlia della sorella Giuseppina del monastero di Montevergine di Messina. È stata più volte badessa e vicaria. Con questo è tutto, 20:43, l'informazione finisce qui, ora vi lascio alle previsioni del tempo, rimanete su TV 2000, arrivederci.